La registrazione audio che state per ascoltare risale al 17 maggio 1985. Nel corso di un'udienza del processo alla nuova camorra organizzata, il pentito Giovanni Pandico si confronta con Vincenzo Andraus, uno degli assassini di Francis Turatello. Secondo Pandico, Andraus sarebbe un camorrista mercenario ed avrebbe ricevuto un compenso in denaro da Cutolo, a seguito del delitto Turatello, avvenuto nel carcere di Nuoro nel 1981. Andraus, invece, sostiene da sempre di aver compiuto quell'omicidio per motivi personali e nega di essere affiliato alla camorra. Buon ascolto e buon proseguimento su Spazio 70. Allora, questo signore qui lo conosce? Sì. Chi è? Vincenzo Andraus. Allora, è camorrista questo signore? Camorrista mercenario. Mercenario. Vedete, Andraus, no, basta. Che cosa voleva dire Andraus? Anzi, ho conosciuto anche un fratello suo che non è camorrista, Marco Andraus. Allora, che cosa voleva dire? Cose attinenti alla sua persona. Tutto il resto non è consentito, forza. Sì, sì. Volevo dire a Pandico che ieri ero qua in aula, ho sentito che ha detto a Chiti, parlando di quelli che sono al braccetto delle vittime che hanno fatto. Io posso soltanto dire che è vero che, come dice lui, ho ucciso e sgozzato la gente, non dico mica di no. E dico anche che 3 anni e mezzo... Lasciami finire di parlare. Allora, 3 anni e mezzo che sono in quelle condizioni. Però ti posso dire anche una cosa, che sono disposto a farne altri 3 e mezzo per un profeta come te. Per un profeta come te. No, non sto minacciando, vabbè, tu hai minacciato quindi ieri. Hai minacciato te ieri. Comunque, a questo punto Andraus se ne vada, su. Non ho consentito minacciarti. No, non ho minacciato. Adesso posso fare altre 3 mesi. Io non sto minacciando. Allora si calmi, per favore. Allora, che cosa gli vuole contestare? Vorrei sapere da Pandico quando sono stato fedelizzato e da chi. Lo ricorda questo? Questo è un mercenario della camorra. È stato assorbito sull'omicidio Turatella su tanti altri fatti. Questo è stato uno... Addirittura sulla morte Turatello, mi pare che il telegramma lui le fu indirizzato, o all'altro amico suo, il telegramma da Vicky Quenza, che poi ci siete caduti nella trappola, con il telegramma da Ottaviano, perché i telegrammi di sentenza di morte partivano da Vicky Quenza, tutti i restanti erano fasulli, anche se erano in codice. Vabbè, basta, Matti. Allora, intanto la corte chiedo che, siccome io ero a Nuoro, sottoposto all'articolo 90, tutti i miei telegrammi erano fotocopiati. Vabbè. Perciò io non ho ricevuto mai nessun telegramma. D'accordo. Con il signor Pandico. 5 milioni dopo la morte. Con il signor Pandico ricevuto, non però. Mi sono mai iscritto e non ho mai ricevuto posta da Pandico. Basta. Se non sbaglio, 5 no. Milioni, che ha detto? Basta guardare, signori carissimi. Mi pare che consegnasse, non vado errando, una lettera del carnefice qui presente. Ha detto lui, ne ha uccise tanto, non si può negare. Come anche io ho ucciso, chi ho ucciso, sto pagando e pagherò. Del carnefice qui presente, del rapporto tra Marco e uno appartenente alla nuova camorra, però che agiva sempre a colpa di denaro. Le ha detto 5 milioni, che sono 5 milioni? Dopo la morte Turatello, ebbero anche 5 milioni loro. Vabbè, vuole contestare qualche altra cosa? Dica. Pandico ha detto che io dall'asinaro ho scritto una lettera a Marco Meda. Nota l'asinara, non ricordo da dove l'ho consegnata. Va bene, è l'asinara comunque. Io faccio presente alla corte che sono stato all'asinara 6 mesi, completamente isolato giuridicamente per un altro omicidio successo a Nuoro. Ha già risposto, non ricorda se dall'asinara. No, ma glielo confermo io, dall'asinara. Ricorda da dove l'ha scritta? La lettera? No, ricordo il passo della lettera, che devo fare un processo d'appello, speriamo che esco così, che vedo altre facce, queste cose qua, sì. Stava senza scuse, mi si descrive normale, cioè dava a capire, stava senza tutte queste. Appunto, Pandico dice che io avrei chiesto dei soldi a Marco Medda perché ci ho scritto, ti mando una lettera col bollo normale e non con l'espresso. Io faccio ancora, prego la corte di interessarsi, perché io proprio in quei giorni sul libretto del carcere avevo 6 milioni e non avevo nessun motivo di chiedere. No, signori,
Non è possibile. Prego. Perché quando vi pare a voi ci attacchiamo alle carceri. Quando non vi sembra a voi, 6 milioni non si possono tenere sul conto corrente. Comunque, signor Presidente, lei ha la facoltà di accettare. All'articolo 90 non si possono tenere. Ero all'asinare e non al non braccetto. Non si possono tenere 6 milioni sul conto corrente. Ero all'asinare e non al braccetto. No, no, comunque lei sa di questi 6 milioni o no? No, 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 no. Ma già vi faccio da qua, che non si possono tenere. Che nei speciali. Io prego la Corte di accettare. Di fuori una certa cifra, non si può tenere. Questo è un altro. Come anche mi sono finito di spesa. Vorrei sapere, Pandico dice che sono camorrista. Così ha detto. Ecco. Allora io... Ha detto che è mercenario. Mercenario, camorrista. Ma non vuol dire che sono camorrista mercenario. Non lo so, questa è l'interpretazione che poi eventualmente... Questo è un problema giuridico più che un problema. E allora, diciamo allora, facciamo finta che mercenario, come dice Pandico, vuol dire anche camorrista. No. No. No, non facciamo questo. Va bene, è la domanda vincere. Che deve fare. Deciderà la Corte. Io ho detto, mercenario di Tizio, che oggi la nuova camorra per dirle da 5 milioni uccide a Tizio, domani Caio le dà 20 milioni uccide a Zimbrolio. Allora, andiamo, quindi, al migliore offerente. Certo, trova sempre tutto, non c'è problema. E noi lo dovevamo scattare proprio come mercenario. Comunque, Sabino Falco. Chi è Sabino Falco? Signor Panna, scusi, a lei che l'interessa. Allora, che cosa vuole sapere? Ma a lei che l'interessa? E allora, vado avanti, non c'è problema. Sabino Falco è stato ammazzato a San Vittore da Faro Antonino. Se io... Nel gennaio-febbraio 82. Aspetti. Avete fatto la bravata. Grazie. Che allora dovete intervenire grazie, Riccio. Grazie. Avete fatto la bravata pure su quel ragazzo. No, che cosa vuole sapere? No, no, le faccio presente che questo Sabino Falco era dell'NCO. Io e Faro Antonino, perché c'ero anch'io a San Vittore in quei giorni, ammazzando Sabino Falco, cosa ammazziamo? Un nostro camorrista? Ma signore... Questa è una... Lasciami finire. Si è parlato di mercenari. Mi lasci finire, lasciami finire. Si è parlato di mercenari. Lasciami finire. Non dimostra essere un mercenario. Lasciami finire. Ma contro l'NCO viene ucciso per denaro. Sabino Faro, un appartenente all'NCO, assordati dalla mafia siciliana, da Luciano Leggi, ucciso da Faro. Ucciso da Sabino. Che cosa voleva sapere? Ecco il mercenario. Comunque, ma più di questo, questo è per Sabino Falco. Sempre dopo Sabino Falco, Barra Pasquale, Giginiello Ricciola ha messo in quest'aula, sì? Si isolavano carcere per carcere, e queste due persone sappiamo che erano figliocci di Cutolo, avevano paura di essere ammazzati sempre da Andraus. No, e non è vero. Come l'ha messo in quest'aula Ricciola? Ho da precisare un attimo. Perché lei sta tirando il dei morti, l'ho detto poc'anzi, parliamone solo che bene. L'ha tirata a Sabino Faro in mezzo, fu un delitto che... È vero il fatto dell'isolamento del Barra e del Riccio, però non deve parlare. Da quando è avvenuto l'isolamento del Barra e del Riccio? È avvenuto l'isolamento del Barra da dopo il 15 maggio 82. Dopo il 15 maggio 82. E quando è successo Sabino? Sa chi? Già l'ho detto quando è successo Sabino. Se no, no, ma risulta. Dopo. Anche... Va bene, altro. Cioè, il 15 maggio 82 il Barra fu condannato a morte e da allora incominciò a isolarsi. Ma prima di quella data del 15 maggio 82, diciamo quello che è, Barra ci avrà tutte le sue strampanerie e tutte queste cose. Barra vi ha fatto sempre isolare. Va bene. Altro Andraus, sì, sappiamo altro. La questione come sta e perché si sono isolati. Avanti. Quindi lo tiriamo in mezzo. Altro, d'accordo. Sì. Ha parlato prima dell'omicidio Turatello. Sì. Che in pratica io da buon mercenario avrei ammazzato Turatello per conto di Cutolo, no? Sì. Allora faccio presente che io sono accusato da Angelo Epaminonda, Salvatore Parisi, Francesco Miano, super pentiti della mafia, di aver ammazzato Turatello per conto di loro. Primo. Per conto di? Di queste persone, di questo Angelo Epaminonda che è mandante dell'omicidio Turatello. Però. Primo. Però, lasciami finire! Lasciami finire! Aspetti un attimo! Lasciami finire! Allora? Che dopo dici particolari dopo. Queste persone dicono che io avrei ammazzato insieme a Faro Turatello per loro. Primo. Faccio presente. E lei come lo sa? Cioè i mandati di cattura. Ah, va bene. Io sono imputato per mafia in tutta Italia. Sono per esteso queste deposizioni.
No, mi ha interrogato il giudice. Mi ha interrogato. Certo che me l'ha contestato. Va bene, andiamo avanti, allora. Io sono imputato in Permesso Italia per mandati di cattura di mafia, i quali dicono che io e Faro, sempre con Faro purtroppo, sono testa di ponte in Milano e Catania da prima dell'81 e dopo l'omicidio Turatello salito in gerarchia secondo queste persone. Perciò io mi chiedo, sono camorrista o mafioso? Glielo facciamo dire a Pandico. Ma lui può dire quello che sa lui. Io le... può dire quello che vuole lui. La valutazione non va fatta da lui. Signor... lui riferisce i fatti. Ha detto che Turatello lei... l'ha fatto per cui... Allora, le ho detto, Turatello, all'omicidio Turatello, lei lo sa benissimo, che i primi colpi ce li ha tirati Salvatore Maltese. Non è vero. E l'ha riconosciuto anche qui. No, comunque non è vero. Di... ce l'ha tirato non è vero, Salvatore Maltese. I primi colpi. Non è e vero. Mi pare... o lei o un altro è stato ferito al braccio perché stava dando la seconda coltellata alla gola. Sì, ma questi sono per particolari che riguarda, non interessano. Per quanto riguarda lei, se mafioso, ranghetista, camorrista, nappista, brigadista, sì. È un mercenario. Non sono camorrista. No, è camorrista. Se oggi serve a noi, diamo questa cifra e ci serve. Mille volte. È un mercenario. E mi date il mercenario, mi sta anche bene, sottoposta signor Presidente. Normale giuramento dall'elezione. Se lei mi dà del mercenario, che lo sia o non no, lo sia, mi sta bene. Ma lo dimostra ma non la morte. Ma non camorrista. Lo dimostra la morte Turatello. Io sono di Sabino Faro. Io sono di Catania. Opposti, lo da Catania a Napoli c'è di mezzo no, il mare, no, signor no, Presidente. Uno stretto, non mare. Ecco, in quel mare ci sono tante ci cose. Il ponte, ma vabbè, mi pare che sta andando andare, sempre più in Africa. No, abbiamo capito. C'è uno stretto, non un mare. Vogliamo sospendere un po'? Va bene. Allora Pandico vuole sospendere no, un po'. No. Sì, non se la vado a fumare. No. Ha scritto che è proibito fumare. Andiamo a fumare fuori. Allora, sospendiamo 5 minuti. Va bene, dove volete voi, noi ce l'andiamo fuori.